once more the stars shine above me. Di far rotolare l'hula hoop. Bravissima Shirley. E via con due flop. In spaccata. Shirley, facciamoci sentire con questi applausi, forza! Oh, ed ora un po' di riposo ci vuole, eh? Ehi, ehi, Mirjam, Mirjam, cosa fai? Ma cosa stai combinando? Ehi, ma dove è finita Shirley? E ora come la tiriamo fuori da lì? Ci vuole un fabbro. No, io direi che ci vuole un applauso di incoraggiamento per Shirley, così piano piano esce, eh? Forza, forza Shirley! Benissimo! Ed ora attraversare il cilindro in una perfetta spaccata. Benissimo, è sempre più difficile il ritorno a corpo doppio, piegata in due. Si va a concludere con tre hula hoop contemporaneamente. Via 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 via.
ballerina con gli Hula Hoop, Shirley. Thank you.
momento di un'attrazione tra le più classiche del circo, le acrobate. Spaccata aerea. Contorsionismo aereo. We'll be right back.
porteranno a termine i loro esercizi con questa ultima evoluzione. Mirjam dovrà sostenersi solamente con la forza dei denti. In un velocissimo tourbillon finale. Penso che si meritano il vostro più caloroso applauso le acrobate del Circo Sotto le Stelle, Mirjam e Shirley. Bravissime! Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor me comprenda, amor en el pasado. Ven, 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 no te da perdón de Dios.
via che si passa agli esercizi di equilibrismo con le spade. Che vi mostra la nostra regina è il cuscino dei fakiri, una tavola irta di chiodi. Questo è il massaggio yoga. Bravissima la nostra fakira regina. Ed ora un altro difficile equilibrio con spada ed affilati pugnali. Mirjam dovrà tenere in equilibrio questa serie di pugnali sull'elsa della spada. Il tutto in equilibrio sulla punta del pugnale, mantenuto solo con la forza dei denti. Esercizio riuscito! Bravissima! E dopo i chiodi è la volta dei vetri. La nostra regina sta preparando un tappeto di vetri, veri cocci di bottiglia, taglienti ed appuntiti. Thank you.
bravissima la nostra Fakira Yoga. La spada infuocata. Bravissima! Ed ora la girandola di fuoco. Del corpo. Il fuoco sulla lingua. Osservate questa piccola scatola di vetro. Mirjam dovrà entrarci completamente con tutto il corpo.
troppo nella scatola. A questo punto dobbiamo fargli un forte applauso, altrimenti Mirjam non esce. Applausi Mirjam, Regina e Shirley, bravissime. Bene, 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 bene. E con questo è terminato anche il circo sotto le stelle. Richiamiamo gli artisti sul palco, le nostre ragazze Shirley, Regina, Mirjam, Raffaella e Yuri. Grazie, grazie. Bene, bene, sperando di avervi fatto trascorrere un'ora in allegria, lasciamo la parola ai nostri conduttori per il seguito della serata. Chiamiamoli qui sul palco. Eccoli qua, eccoli qua. Grazie, grazie Yuri, grazie, siete tantissimi. Un applauso per Yuri, ancora non lo sento. Anche nei voto sono stati splendidi, spettacolari. Vedere Yuri e tante belle ragazze, oltre alla loro, performance, sono proprio brave, 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 ma ancora, scusa, mi abbassi un po' questo volume, grazie. Perché oltre al volume della musica vorrei sentire gli applausi. In alto le mani, in alto le mani per Yuri, tieni Yuri, venite ragazzi, sono le ragazze del... Le ragazze del circo, dai! Venite, venite! Ragazze, ragazze, ragazze! Un ultimo applauso! Un ultimo applauso! Meritatissimo! Perché prima non si sentivano! Lui mi ha anche riproverato, ha detto, ma un pubblico... ha detto no, è un pubblico attento, poi gli applausi te li faranno tutti alla fine, vedi? Gli applausi per Yuri e tutte queste splendide ragazze che si sono esibite qui a Stornarella in piazza Umberto I, ma grazie sempre all'impegno che hanno messo le mamme social, la PS e tutti coloro che si sono adoperati per l'evento, per la notte bianca per i bambini, una lunga notte qui a Stornarella, e vedere questa splendida cornice qui a Stornarella è incantevole, siete tantissimi. Ed è vero, questo palco secondo me dovrebbe rimanere sempre qui a piazza Umberto I. Io do la parola a Rita per... Sì, sì. Allora che ci abbiamo adesso? Oh, lo facciamo anche un applauso a Rita. Ecco, bellissima Rita. Ma credo che anche a me, per l'applauso a me ci vuole pure. Ho tanti amici, ma ne sento poco di applausi, mi nascondete. Ok Rita, vai. Io volevo ringraziare, perché prima l'abbiamo tralasciato, sì, la ferramenta Raffaele De Finis per aver messo a disposizione i suoi locali. E per la... foto, sì, esatto. Per tutti coloro che vorranno, potranno andare lì nello showroom di Raffaele De Finis per le foto con Cristina che... aveva purtroppo per un disguido tecnico non potrà più fare le foto adesso, ma le farà dopo il concerto, quindi per coloro che sono, hanno prenotato la foto presso con il fotografo potranno, se vorranno, potranno o riprendersi i soldi della prenotazione oppure lasciare il loro indirizzo, poi sarà recapitato il tutto a casa. E ma andiamo avanti aspettando Cristina, facciamo, vogliamo sentire un po' questo pubblico come chiama Cristina, chiamiamo Cristina, bambini. Scusate, 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 ho detto ai bambini, mamma, signora, lei che fa? Ho detto ai bambini, allora, bambini, chiamiamo Cristina. Cristina, Cristina, Cristina.
Ok bambini, adesso facciamo chiamare Cristina, le mamme e il papà. Così non verrà mai, signori. Va bene, Rita, sì, facciamo? Tu fai delle domande, io vado a intervistare sì. qualcuno. Ok. Aspettami, Sì. Permesso, sono qui. Adesso mi potete anche uccidere. Permesso. Allora, Rita. Dimmi pure. Io sono qui, mi vedi? Sì, ti vedo. Ok. Partiamo con la prima domanda. Quanti anni aveva Cristina D'Avena quando partecipò allo Zecchino d'Oro? Chi lo sa? No, non diciamo numeri. Allora, c'è qui la signora. Brava signora! Esatto. Aveva 3 anni e mezzo. Un'altra domanda. Bene, la signora, facciamo un applauso alla signora preparatissima. Quanti anni ha, signora? 58. Inizia l'età. Bene, continuo. Con quale canzone partecipò? Ecco qui la signora, prima. E da quando stavo sul palco, signora, che lui alza sempre la mano, non so che cosa lo veniva. Però adesso la faccio vedere. No, il moscerino no, e non è nemmeno la zanzara. La signora è preparatissima. Luigi, ascoltami, mi dicono che Cristina è arrivata. È arrivata? Ok. Possiamo andare. Quindi tutte le vostre vite, quindi. Adesso ho passato qualcosa. Arriva subito. Non è venuto, perché non arrivo. Non mi alzate. Buonasera a tutti, grazie. Mamma mia, ma quanti siete? Ciao! Meraviglia. Allora, serata fantastica, mi hanno detto, quindi sai, io sono molto emozionata. La prima volta in Puglia? Non è la prima volta in Puglia, ma in questo paesino sì. In questo paesino così piccino, ma così gradevole, così accogliente, bravo, bellissimo, grazie. Allora, noi dovremmo farle qualche domanda. Ecco, c'è Rita, presento Rita. Ciao. Nel 1994 Mina inserisce nel suo album una sua cover. Sì. Dal titolo Sempre attento al regolamento. Ci dica quanta soddisfazione provò in quel momento. Ma tantissimo, tantissimo, stiamo parlando di Mina, quindi è normale che per me è stata veramente una grande emozione, ma poi io ho collaborato con il figlio di Mina, ho cantato alcune canzoni come Prendi il mondo e vai, che è famosissima, e quindi siamo fatti così, quindi insomma devo dire la verità, io con Mina personalmente no, ma con il figlio ho lavorato e sono persone meravigliose, quindi quando ho saputo questa cosa certo che ho gioito. Ci tolga una curiosità, il nome Licia per lei? Ma guarda, intanto il nome Licia forse un po' mi appartiene, perché io ho iniziato a farmi conoscere, cioè mi sono fatta conoscere in realtà proprio da Licia, perché io è vero che ho iniziato con i puffi, però poi sono diventata la Licia del cartone animato e forse da lì poi è partito tutto, quindi è un nome che mi piace molto, me lo sento molto addosso. Ok, allora prima di iniziare il concerto è doveroso fare venire qui la presidente, coloro che si sono adoperati, tutta la squadra, ecco lì le vedo, tutti belli in rosa, venite ragazza, venite perché dobbiamo. Ciao. Ecco qui il presidente della Civilis Marasco. Ciao, un attimo piacere. Solo, poi le do il microfono, me ne vado, non si preoccupi. Perché abbiamo solo pochissimo tempo, poi signora Cristina D'Avena deve iniziare il concerto. Dobbiamo, ecco,
far parlare un po' il presidente del Morra, omaggiarvi di queste due pergamene. Ok? Allora Cristina, benvenuta nel nostro amato territorio pugliese. Provincia di Foggia, Stornarella. Oh Cristina, io sono un po' pago, ma è vero che tu vai dal parrucchiere a Bologna, San Lazzaro, che si chiama Vittorio? Sì. È vero? Avete visto? Ma è anche vero che chi ti fa la piega è Andrea? Andrea, sì. Bene signori, il mago sono io, non lei. Ma come fa a sapere questa cosa? Cara Cristina. Andrea Vittorio, è vero, verissimo. È un grande, è un grande, io lo adoro. Grazie, grazie. Allora, ecco, passo subito, noi consegniamo, ho il piacere di consegnarti la pergamena nazionale delle De Civitas a te che ci hai onorato di questa serata. Grazie. Grazie. Grazie di cuore, davvero. E l'altra pergamena invece, il presidente. Venga, venga, presidente, venga. Poi siete pronti per cantare? Sì. Fantastico, ok. Ok, quindi possiamo lasciare il palco. Grazie. Sì. Grazie. Cristina, noi ti lasciamo allora, al tuo spettacolo e questo è il nostro pubblico. Grazie, grazie di cuore. A dopo. Grazie. Iniziamo con una canzone, con una sigla che ci porta in un villaggio meraviglioso. Allora, in questo villaggio ci sono degli omini tutti blu che si chiamano Puffi, ok? Voi però dovrete farmi il coro e dovrete cantare Puffaffero. Provate un po' a dire Puffaffero. Più forte! Più forte! I puffi sanno che un arbusto è speciale, il giorno fiorirà. E stanno attenti, sai, a non strappare proprio mai. Fiori tutto il verde che nel bosco c'è. È davvero questo il modo giusto. La natura ci ringrazierà. Tutto cambierà, la nostra terra guarirà. Cos'è ancora più sereni, poi saremo noi. Hey! I puffi sanno che un tesoro c'è nel fiore accanto a te. Madre natura pensa sempre a noi e i puffi sono tutti amici suoi. I puffi sanno che li seguirai, da loro imparerai. Adesso invece parliamo di una bimba che vive sulla cima dell'Olimpo. Questa bimba si chiama Pollon. Tutti insieme ci cantiamo adesso questa sigla, vai!
Cristina Apollo nel suo nome. Voi? Apollo, bambina qua. Su dell'Olimpo. La Beghianina. Sei tu. Apollo, balla combina guai. Su dai, racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città. Città. Parliamo della pallavolo e parliamo di Mina e Ciro. Su le mani, forza, su, 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 su. Anche laggiù, anche laggiù. Allora, io vi devo ringraziare per due motivi. Uno, perché quello che voi mi date è meraviglioso, mi date un affetto, un amore, un'adrenalina che è incredibile, non potete capire quanto del vostro amore mi arriva. Ciao Gianna, finalmente ti abbiamo qui tutta per noi. È stata davvero stancante la serata, però a quanto pare ha lasciato un sacco di soddisfazioni, vero? Più che soddisfazioni, molta. E abbiamo creato l'impossibile per un paese come Stornarella, oppure per noi associazione così piccola e nata da poco, vedere tanta gente per un evento nato così, come per gioco, come un sogno realizzato, questo. Grazie. Buonasera, siamo in compagnia con tre giovanissimi e simpaticissimi ragazzi, Carletto, Maria e Rita, giusto? Rita, hai partecipato al concerto di Cristina D'Avena? Sì, l'ho seguito tutto. Come ti è parso? Una bella serata, mi sono divertita e penso pure i miei amici, il mio ragazzo. Insomma, avete cantato qualche canzone? Sì, tutte praticamente. La vostra preferita? Mina e Ciro. La tua?
voi, Pikachu. Ok, e invece la tua, Carletta? L'ultima, Occhi di Gatto. Occhi di Gatto, bene. E cosa vi ha trasmesso questa esperienza, averla qui nel vostro paese? Mi ha fatto tornare indietro, sono stato di nuovo bambino, finalmente. Beh, allora è stata un'emozione grande, direi. È un'emozione grandissima tornare bambini, anche se lo sono sempre dentro. Ci salutate, Antenna Sociale? Ciao ragazzi. Ciao, Antenna Sociale. Ciao. Arrivederci. Buonasera a tutti, siamo in compagnia di splendidi signori che hanno partecipato al concerto di Cristina D'Avena. Buonasera signora, come le è parsa questa esperienza? Bellissimo. Tutto bellissimo. Ok, e avere Cristina D'Avena qui nel suo paese? È stata una cosa molto bella, perché non era mai successo una cosa così importante per i bambini e per i grandi. Grazie ancora, ci salutate Antenna Sociale? Ciao ciao. Ok, per caso progetti futuri in mente? Allora sicuramente sì, ci sono dei progetti televisivi e dei progetti discografici e tra pochissimo lo potremmo dire, adesso è ancora un attimo in via di contratto, insomma, comunque sì, contratti cioè, sicuramente abbiamo delle cose sia televisive che discografiche e siamo sempre energici, sempre con tanta voglia davvero di comunicare amore, di dare serenità, di cantare sigle, perché le sigle fanno veramente parte della nostra vita, perché tutti conoscono le sigle, tutti amano i colori e questo è un mondo colorato che ci appartiene, quindi a me piace condividerlo con il pubblico. Certo. E invece per quanto riguarda Sanremo, lei ha partecipato come ospite, giusto? Pensa di partecipare come concorrente? Non lo so. Sono stata strafelice di essere arrivata a Sanremo con la mia musica, quindi di aver portato Licia, Occhi di Gatto e Kiss Me Licia al Teatro Ariston non avrei mai immaginato, e quindi sono molto molto orgogliosa di questo. Non lo so cosa succederà, non penso. Intanto mi sono accontentata di fare il super ospite e di aver portato la mia musica, poi vediamo. Perfetto, ci fa un saluto ad Antenna Sociale? A tutti gli amici di Antenna Sociale un bacio grande grande e un forte abbraccio. Ciao. Grazie.